palco delle autorità, ovviamente con presente il nostro Michele Sarchielli, sindaco di Almenno San Salvatore, che ci presenta un po' le persone ospiti sul palco. Prego! Allora, lui è il mio grandissimo amico di Almenno San Bartolomeo, che è stato assessore comunale Almenno San Bartolomeo. E si chiama? Si chiama Luigi Buonanoni, che è colui che mi ha dato una mano anche sulla battaglia sul mercato. Bravissimo, grazie! Ciao. Giovanni Malanchini, segretario della Lega di Regione, nonché già sindaco di Spiraro per 10 anni. Onorata di averla qua. Mio, viva Almenno, soprattutto grande sindaco. E Vedro dice che si può vedere sull'Emine News, siete in diretta. Benissimo. Adesso ci presenti. Presente il presidente della provincia. Ciao. È la prima volta che vengo a Almenno. Lunga vita la Fiera degli Uccelli, perché è fantastica e meravigliosa. Spero che non sia l'ultima volta che venga. Se buon Dio mi dà la grazia di rimanerci. Poi il nostro grandissimo consigliere regionale, nonché della Val Brembana, dunque proprio nel nostro territorio, Alex Garizzi, sempre in prima linea e sempre Almenno, perché il suo secondo paese è Almenno ormai. Bravissimo, grazie. Grazie per l'invito, per oggi con una bellissima manifestazione. Questo è veramente importante per i nostri cacciatori, per tutto quello che fanno per i nostri territori, che purtroppo non è compreso da tanti. È vero, spesso e volentieri sono attaccati ingiustamente. Perché un servizio al territorio, fanno un controllo al territorio, fanno controllo agli animali. Bellissimo. Contrario di quello che purtroppo tanti dicono. Bravissimo, grazie mille. Ancora grazie a voi che si onorate della vostra presenza. C'è un altro consigliere regionale. Questo è il bello della diretta. Consigliere regionale Massardi. Anche lui si occupa del settore della caccia. Della caccia. Cacciatore convinto, bravissimo. È una bella manifestazione. Sì, è la prima volta per me, ma veramente, veramente bella. Grazie. L'altro signore? Ecco, no, buonasera, Michele Bornaghi, presidente provinciale di Federcaccia. Perfetto, meno male. Cosa ne dice? Bella, una bella manifestazione. Ah sì, beh, adesso vado a dare un'occhiata comunque, anche perché fuori, come ben sapete, c'è un manipolo di 10 facinorosi del fronte animalista, così si definiscono, vabbè, che fanno tanto casino per nulla alla fine. Ma prima sono una decina di contestatori, ma che diciamo, mettano poco. Diciamo che la gente per bene è dentro, gli altri lasciamo lì. Domani lasciamoli festeggiare come vogliono festeggiare. Per bene. Sono i cacciatori. No, necessariamente per bene, tra l'altro, per via del rilascio del corpo d'armi, la licenza di caccia. Anche perché certificata proprio. Esatto, certificata, perché se non sei a posto non ti rilasciano sicuramente attraverso il caccia. È vero che sono più controllati degli altri. Veramente. E poi appunto, come diceva prima anche il Massalli, ovviamente danno una mano grande al territorio, alla salvaguardia del territorio, nonché ne dicano quelli che sono contrari, poi ovviamente liberissimi ognuno di esporre la propria opinione, però bisogna dire anche le cose giuste, le testimonianze di 85 anni di questa festa, il grazie a chi la tiene in piedi, porta fuori per l'Italia, per l'Europa, le eccellenze della bergamasca, per cui come possiamo contestare una manifestazione di questo genere? Per cui lunga vita alla Fiera degli Uccelli di Almenno San Salvatore, perché per la provincia di Bergamo, ma in generale per tutti, è un'occasione di storia che viene portata fuori dal mondo e ci fa conoscere. Per cui grazie e complimenti a chi organizza, e forza, altri 85 anni con questo piede. Altri 85. Sì. E noi ci saremo ancora tra 85 anni a dire che i cacciatori sono persone per bene e sono i veri ambientalisti. Grazie a voi, finisco la carrellata. Colgo l'occasione per ringraziare tutti gli ospiti. E innanzitutto voglio ringraziare tutti i volontari che hanno permesso la realizzazione di questa sagra, in particolare il presidente Federcaccia di Almenno, Cornali Diego. Grazie a tutti. Grazie.